Ciao ragazzi, io sono qua, veramente oggi è un'emozione perché sono qua seduto per la prima volta di fianco a una persona che voi conoscete benissimo. Qui conoscete la Ma non lo so se mi conoscono benissimo, conosceranno forse i disegni, i miei Spike, i miei personaggi. Certo, miei... le storie di Topolino. L'autore. No, ma ti sei messo una volta in una storia? Mi ricordo, perché ti hai disegnato. Sì, è successo. Certo, vero? Fulda. Fulvio Bernardini, un applauso. Vai. Mettiamo sotto com'è. Incredibile. Senti, Fulvio, io ho una domanda che volevo farti. Volevo farti: quante storie di Topolino hai scritto nella tua vita? Di Topolino neanche una. No, quanti. Allora, di, Albi. Diciamo, Albi, esatto. Possiamo... Facciamo una cosa. Facciamo un punto. Anziché partire dal 1977, che mi sembra un po' lunga la storia. Un po' lunga, è vero. Partiamo da ieri. Partiamo da quando, domani. Da quando sono nate le collane a fumetti. In esatto. Cioè, dai primi anni 2000. Nel 2000 ho cominciato a sviluppare delle collane a fumetti dove ho raccontato con grandi storie, con le storie ad ampio respiro, le storie appunto con questi personaggi, ho raccontato il Trentino, il territorio, in tutti i suoi principali aspetti, castelli, racconti popolari, personaggi storici. Trentino o Trentino Alto Adige? Trentino. Trentino. Ma secondo te perché c'è questa, diciamo, antagonismo, rivalità tra Trentino e Alto Adige? Perché si mettono insieme? Beh, a livello culturale c'è già un antagonismo a livello culturale, perché dice? Da quello che so io, l'Alto Adige ha sempre investito un po' di più nel Trentino, cultura. E magari c'è questa cosa. Bello sarebbe se si mettessero veramente in competizione. Perché allora vorrebbe dire che positiva, che anche qua decido di spendere un po' di più. Perché io quando vado in giro mi chiedono di dove sei, io dico io vengo dal Trentino Alto Adige, non dico dal Trentino, anche perché se tu vai dall'esterno, non conoscendo bene la geografia del territorio, è facile confondere il Trentino con l'Alto Adige come due realtà unificate, ma in realtà non è così. Ma senti, ma in quello che noi siamo artisti in Trentino, e siamo tra i pochi, oggi eravamo ad una conferenza stampa qua con Vittorio Sgarbi che presentava una conferenza, eravamo, pensate, gli unici due artisti trentini su 100 persone presenti. Sì, questo è un po' anomalo perché Vittorio Sgarbi rappresenta l'arte a 360 gradi. Appunto, dovrebbero... Invece, diciamo, questo anche testimonia che fare l'artista in Trentino non è facile, anzitutto, non ti vedono mai quasi sul serio, ma ancora oggi c'è gente che chiede, scusa, ma tu di io ho visto che sei andato in giro, cioè, ma di vero lavoro cosa fai? Io faccio l'artista, cosa ci sta? Non un lavoro. Cioè, quanto secondo te è da 0 a 10, quanto è difficile fare l'artista in Trentino e perché in Trentino attuale? Ma io ci metterei un bel 8. 8, dici? Un bel 8, sì. Quindi infatti essere artisti... Bisogna sempre partire da qualcosa, poi arrivare a diventare un vero artista vuol dire farlo... Professione, certo. Vivere certo. Proprio certo. Della tua arte. Esatto, perché... Questo è già una forma di successo. Bravo, al di là del riscontro economico, che è sempre molto difficile. Comunque, bravo. Già questo comporta anche un altro fattore importante, l'indipendenza. Bravo, perché... Bravissimo. Infatti io credo che la soddisfazione più grande per un artista è il fatto che forse a testa che tu sei un vero artista è che tu riesci a vivere della tua arte. Magari umilmente, però non fai altri lavori, l'impiegato del comune o il banco, non so. Ho passato un periodo come dipendente. Anch'io, l'ho lasciato. Anch'io? Un'altra cosa certo. che vorrei sottolineare, lasciare un posto sicuro. Fine anni 90, mi ricordo 1997, per aprire una tua ditta individuale e partire e continuare con le tue attività è un bel saltino. Esatto, infatti anch'io io insegnavo, pensate, nella scuola, io ho abbandonato il posto fisso nel momento in cui mi hanno chiesto di fare, avevo firmato un contratto con la EMI, avevo proposto di fare un tour in Giappone e lì ho capito... Che era meglio partire per quella via e ne sono soddisfatto. Di vita ce n'è una sola, quindi quando passa quel treno lì non prenderlo, non dire ma forse, ma non bravo, so. Bravo. Bisogna rischiare perché tanto non hai altre possibilità, o è o non è, per me è così. Sono totalmente d'accordo, io credo che quando un treno
tu lo vedi lì fermo alla stazione, l'importante non è pensare se prenderlo o meno, ma l'importante è correre e saltarci su e obliterare prima che parta. Esatto, esatto. Ma secondo te oggi, visto che possibilità nel settore dell'arte ce ne sono tante, perché oggi ci sono veramente l'arte quasi ovunque, anche in questa tazzina che abbiamo qua davanti in questo momento, perché secondo te è ancora così? Cioè, chi amministra, diciamo, da sopra, no? Chi tira le fila, perché anche oggi c'erano i vari assessori, il presidente di qua, il direttore di là, il capo, perché è tanto difficile capire che bisogna favorire, no? Bisogna richiedere a loro. Infatti, purtroppo, molte operazioni artistiche vengono convogliate a seconda del politico di turno, a seconda del politico che più ti ascolta. Ci sono politici che ti ascoltano, ci sono politici che non ti ascoltano. Esatto. Se vuoi arrivare a un certo livello, ti devi rivolgere alla politica. Io ho iniziato per conto mio, dopo quasi 40 anni di attività, ho iniziato a aumentare il mio livello di, diciamo, di operatività, chiamiamola così. Però alzando il livello devi superare ostacoli un po' più difficili, ti devi rivolgere alla politica, perché se devi arrivare in certe situazioni. Perché la cosa assurda secondo me oggi è che tantissime risorse che in altri settori, nell'industria per esempio, non è che lo Stato, la provincia, il comune spendono soldi per ristrutturare le industrie di 200-300 anni fa, no, le investono. E fanno degli investimenti, aiutano gli imprenditori di oggi per avviare nuove attività. Nel settore dell'arte invece noi ci troviamo di fronte a un passato che è pesantissimo, dove la gran parte delle risorse vengono utilizzate per la mostra dell'artista di 300 anni fa, morto, sepolto, l'esibizione di arte contemporanea dove tutti gli artisti ormai sono morti da 100 anni. E sì, c'è questa difficoltà a valorizzare l'artista contemporaneo e l'artista locale, c'è sempre, adesso stanno iniziando a fare qualcosa di buono, però è sempre stato molto difficile. Poi sì, anche esatto, lì si creano delle corti, no? Delle cose. Io sinceramente ti ripeto, sono sempre stato un grande indipendente, ho sempre lavorato per conto mio e ho sempre poi pagato anche questo scotto, cioè rimanendo fuori dalle corti per motivi personali. Ho fatto anche più fatica a inserirmi, a integrarmi, certo. Però comunque io ho fatto il mio percorso, ho sempre continuato, ho sempre lavorato, non ho mai interrotto dagli 80. Quindi adesso sono passato al settore della pittura e anche lì poco tempo ho fatto dei grandi numeri, perché tu non lo sai, ma nel 2014 sono stato intercettato dal Museo Mitico, il quale mi ha usato come cabina di regia del museo e mi ha fatto esporre le mie cose in mezzo a Europa. Che forza! Ma infatti è quello che secondo me bisognerebbe fare. Poi sento gente che chiede il curriculum degli artisti, perché sennò non possono fare la mostra di qua di là. Tirare fuori il mio curriculum. Ma infatti aria da qui alla giù. Poi il colmo è che qui tu vai a parlare con qualche magari amministratore locale che non sa nemmeno quello che tu hai fatto, Poi c'è un altro problema. Di solito gli artisti, normalmente un artista cresce, no? Certo. Cresce e cambia anche il codice, no? Certo. Io per 30 anni ho sempre fatto l'autore di fumetti, certo. Ho creato personaggi, storie, scritto storie, fatto un sacco di che io ho letto materiale, no? A un certo punto però ho detto adesso cambio, inizio un altro percorso, ne aggiungo un altro, che è quello della pittura. Certo. Ora fare questo passaggio qua non è semplice da assimilare, assolutamente, perché poi viene etichettato come il fumettista, nel mio caso, con i fumetti, e quindi se tu dici voglio iniziare un percorso pittorico, non ti crede nessuno. Pensate invece che è pazzesca, certo. E invece secondo me l'arte è proprio bella, perché oggi ti permette di esprimerti in mille modi, che 300 anni fa magari uno imparava a dipingere, faceva solo quello e dipingeva. Oggi un artista può applicare la sua arte anche a diversi settori. Certo. Io nella musica, per esempio, in quello che faccio, vedo convogliare di tante arti diverse, no? Si vede questo. Infatti.
Infatti, è importante sperimentare, è importante provare, mettersi assieme, fare squadra, è importantissimo, è vitale per me, perché è un rapporto continuo, impari, dai, ricevi, certo. Ti metti nel campo della musica per fare disegno e viceversa. Senti, due cose sulla, perché il tempo nostro a disposizione sta per scadere, due cose sulle tue prossimissime attività, che ci vuoi anticipare? A livello editoriale ci sono due progetti che riguardano il comune di Pergine e la comunità dell'Alta Valsugana, con due storie che sto preparando sui venditori ambulanti del secolo scorso, i Krumer, che partivano dalla Val dei Mocheni, andavano in Germania, andavano in Boemia, andavano all'est per vendere i propri prodotti. Di questa cosa io scriverò una storia e poi la illustrerò con i miei prodotti. La seconda storia invece riguarda il comune di Pergine e ha a che fare con l'inaugurazione nel 2020 di una nuova biblioteca molto, molto importante. Ludoteca? Biblioteca. Ah, biblioteca. Biblioteca. Okay. E quindi la storia verterà sul libro, verterà sul... E che lì avremo vari spike, combinano tutti i colori. Guarda, io in effetti, io credo che tu hai citato la biblioteca, secondo me bisognerebbe reintrodurre nelle biblioteche la discoteca, che era quell'angolino dove una volta si andava, si prendeva... Guarda che cosa è successo? Passano... Cari armati! Passando veramente dei carri armati, dicevo, non so fino a... Io, secondo me, bisognerebbe reintrodurre nelle biblioteche, qui in Trentino Alto Adige, quella discoteca che era quell'angolino dove una volta si andava, si chiedeva il disco dei Pink Floyd, arrivava l'addetto che te lo metteva su, tu prendevi un topolino, ti ascoltavi il disco dei Pink Floyd, The Wall. C'erano le cuffiette con le cuffioni giganti. Ah, quelle grosse. E lì era la dopo, veramente era la base. Adesso un po' cambiato la cosa. Oggi cuffiettine e via. Sì, sì, adesso c'è anche questa cosa che sta facendo. C'è anche questo passaggio dal libro cartaceo al libro elettronico. Infatti la storia... Ah, come lo vedi quello? Tu poi chiudiamo. Lo sto mettendo nella storia, sto affrontando questo tema che per quanto poco mi sono documentato finora, perché sono ancora all'inizio, c'è questo fronte che si è aperto tra chi preferisce il libro classico, proprio il cartaceo, certo. Chi invece preferisce il libro digitale. Io penso che siano belli tutti e due. Cioè, a me piace sia la carta, adesso arriva un altro carro. Io ti fermo, ci sono tre ragazzi. Siamo in centro storico a Trento. Quello di prima che va su e giù. Sta facendo le... No cruising, in America vado in giro con la Ferrari, qua col trattore in centro. Comunque, io dicevo, a me piacciono tutte e due, piace sia la carta che ogni tanto, spesso, anzi, per ragioni di praticità, mi piace la versione digitale. Penso che si complementi, no? Sì, beh, alla fine bisogna accettare sia uno che l'altro, perché comunque il primo ha quel sapore poetico della carta profumata, carta stampata, il libro che proprio fisicamente lo apri, lo sfogli, lo leggi, eccetera. Certo. Il secondo, il libro digitale, invece, ha il vantaggio che può preservare da eventuali incendi, da eventuali distruzioni di questi manuali che li stanno clonando dappertutto nel mondo, e per non fare la fine della famosa grande biblioteca del sangue, che distrusse con tre incendi diversi, distrusse proprio il capitale umanistico che sono. Esatto. Quindi, io ti ringrazio tantissimo, Fulvio, veramente è stato un onore intervistarti. Ti ringrazio e grazie a te. Ci vediamo presto, in bocca al lupo. Alla prossima occasione, Capigruppo. Sì, c'è ancora Capigruppo oppure viva il gruppo, non lo so. Rimaniamo sulla tradizione di bocca al lupo. Io dico in bocca al lupo, si potrebbe dire un'altra cosa che riguarda la ballina, ma non possiamo dirla, certo, perché certo. Altrimenti YouTube ci toglie il video. Rimaniamo... Perciò... Rimaniamo nel... Alla prossima. Alla prossima, ciao! Grazie.